luoghi comuni. Io adesso vi faccio vedere un luogo comune incompleto, ok? La frase di un luogo comune incompleto. Voi dovete completarla, mancheranno delle parole e vediamo come ve la cavate. Primo cartello. Quando c'è, io ricordo al pubblico che qua dobbiamo valutare insieme la capacità di improvvisazione delle due squadre. Quando c'è? Ma sono quattro lettere. Sarebbero delle lettere enormi, cioè. No, sono delle parole. Quando c'era, Quando comunque. c'era? E anche oggi ho fatto apologia, ormai. Non c'è un Te l'ha giorno che prescritto passa. Se... il medico questa cosa? Sì, il mio però, evidentemente. Ah, ma sotto Io non ho sono capito. spazi per le parole? Ah, sì, ho capito, È difficile, è difficile. Posso chiedere una cosa? Ma voi l'avete capito questo gioco? È Sì, cioè difficile. l'hanno capito loro. Non è che. No, nel senso, non. Cioè, non è. Abbiamo scelto a caso, non è che. Ce l'ho. Edoardo. Quando c'è Paola c'è Chiara. Perché è un luogo comune, no? Quando stai in giro Classico. dal parrucchiere si dice, comunque quando c'è Paola c'è Chiara. Non è quello, Edoardo. Però andiamo un altro indizio, vediamo un altro indizio che forse ci stava bene. Ah, vedi? Però sono due parole. Quando c'è la Paola c'è Chiara. Non è quello. Quando c'è il mare c'è la spuma. È arrivato Rapone, è arrivato. Scusa, che vuol dire? Questo è letteralmente, ma a me serve una metafora per È cosa? una metafora. Eh sì, quando c'è il mare c'è la spuma, che vuol dire? Che È che, quando. non, che se c'è il mare c'è anche un po' di quella Bello questo, schifezza, potremmo così. lanciare un nuovo modo di dire. No, non è è un luogo comune. Luca, che può essere? Quando c'è. C'è l'amore? No? Sì? Proviamo, dillo. Non so la seconda Quando parte. c'è l'amore, c'è? Quando c'è l'amore, che c'è? Tutto. Quando ce l'abbiamo. Vediamo il prossimo indizio. Attenzione, quello l'avevi preso. Chi si Attenzione. prenota però, ragazzi. Wow. Prego. Vinsero battaglie. Non era quella. Ce Che l'ho, cos'è? ce l'ho. Quando è che c'è? Quando c'è la salute, c'è tutto. Giusto, Luca Ravenna, giusto. Proviamo in un altro. Vediamo un altro. Comunque non era una metafora. No, infatti, non deve essere una è metafora. un po' la verità. È la verità. Sono luoghi comuni. Al giorno d'oggi ci sono. Sono troppi immigrati. No! Si può dire, si può Sta dire. Non scherzando, si può sta dire. scherzando, sta scherzando, sta scherzando. Troppo pochi immigrati. Che sono due parole. No, che cos'è? Martina, che può Ci essere? sono, so, ci sono solo. C'ho il dubbione. Canzoletta. Illuminami un'altra. Ok, lo dici tu. Non lo so che siamo. Ci sono Sono, so, solo, ci sono, al giorno d'oggi ci ci sono sono. solo. Ci sono? Solo? Ci sono solo. Solo? Cani? Al canile. Cani? Cani. Cani Sciolti. del. Cani e West. Cani del. Ci sono solo Cani cani. del. Tuo. Del tuo? No, ti sto Giardino? portando fuori strada. Sì. No, non è quello. Dai, illuminiamo un'altra parola. Ci sono, al giorno d'oggi, ci sono più. Ah. Cani che gatti. E che serve? Oh, su, cammini pensati. Oh, comunque, al giorno d'oggi ci stanno più cani che gatti, eh. Cioè, ben detto. Non è quello, no, non è quello. Che cosa ci sono? Oggi si dice, no? Ah. Al giorno d'oggi ci sono più monopattini elettrici che calessi. È un vecchio luogo, cioè, Si è diceva troppo già. moderno. No, No, vediamo un'altra parola, vediamo un'altra parola. Un'altra parola. Vai, Ah! prenotatevi. Vai, Ste. Vai, Ste, Pulito, eh? Ci sono più divorzi. Ci sono più divorzi che matrimoni, Oh, giusto? che fatto partire. Vediamo il prossimo. Una volta. Posso dire? Sì. Lo chiamo io. Stefano Rapone. Ecco. Una volta si poteva. Prima di tutto, non si fa più di niente.
Trappone, ole, ole, ole. Ok, ok. Allora, no, non è quello, non è quello. Luca, che può essere? Pagare in lire. Una volta si poteva... No, troppo moderno sarebbe. Che può essere? Una volta si poteva... Che si poteva fare una volta? Una volta si poteva andare a piedi da Roma a Rio de Janeiro, in quanto quando c'era la Pangea, che come tu mi insegni era un'unione di tutti i continenti. C'era questa enorme terra che riuniva tutto e non c'erano distinzioni fra le razze, eravamo tutti uguali, era un mondo meraviglioso, i neri con i bianchi, gli asiatici con i brasiliani, persino quelli di Foggia con tutti gli altri. E tu andavi a piedi tranquillamente a Rio de Janeiro e potevi andarci come preferivi, sì. E questo è tutto il luogo comune, era così lungo? così lungo il luogo comune? Sì. Quando sentivi questa cosa, eccolo questo che dice... Non è quello! Aiuto, aiuto! Altro indizio, vediamo, vediamo. Una volta si poteva... Lasciare la patta aperta. Fuoco, rapone. Io la so, però... Dilla. Se la soluzione è giusta. Dilla. Si poteva lasciare la porta aperta. È giusto, però... Stefano Rapone. Anche qui da Vista ti dicono il contrario. Se confrontiamo il 2020 con il 2019, è aumentata la quota di persone che si dichiarano sicure quando camminano al buio. È interessante questo dato. Vediamo l'ultimo. L'ultimo luogo comune. Il è più. Vediamo. Il è più... Il è più... Il buco nella gomma. Attenzione, questo è un po' spoiler per quello che sta per succedere ecco. Nella seconda mancia. Ragazzi, guarda, sembra... Il buco è più... Il buco è... Il buco è? Capo. Martina, scusa un attimo. Siamo su Rai 2. Il... Completo, il buco è? Più profondo? Il buco è più profondo. Diamo un altro indizio. Nome. Lo so. Vabbè. Quanto stiamo? Guarda che quarto. Dai, fallo per ridere. Guarda che sbruffone. Per ridere? Non ce l'ho. Dillo. Il paddle. Il paddle è lo sport più sano, sì. Dai, dillo. Ce l'hai. Il nuoto è lo sport più sano. No. Come no? Ma no, sono meglio stupidi che nei quiz. Il nuoto è lo sport più completo. Ah, il nuoto. Lo vedete quando volete. Grazie, un pessimo compagno di squadra. I dati Istat non possono confermarlo, però, stando agli ultimi dati disponibili, il nuoto è lo sport più diffuso tra i bambini fino a 10 anni. La manche va comunque ai Rapuzzi. Bravo Stefano, un applauso. Comunque.